Grazie al tuo personaggio resta con me anche un racconto sociale. Volevo sapere se per capire meglio la tua Paola, che è un giudice presso il Tribunale dei Minori, hai fatto delle ricerche oppure ti sei affidata alla sceneggiatura e a quel racconto di quella sezione appunto più sociale della serie. Ma guarda, ti dico la verità, a me piacerebbe tanto che nella seconda stagione, anzi ti ringrazio per averlo sollevato, si approfondisse molto di più il lavoro di Paola. In questo caso era un lavoro, diciamo, marginale rispetto al plot centrale della serie. Io sono laureata in psicologia, quindi comunque le nozioni non mi mancano per quanto riguarda il sociale, poi mi è sempre interessato il sociale e la psicologia infantile, quindi devo dirti non mi sono documentata tanto a riguardo perché già ero documentata dentro di me, però mi piacerebbe tantissimo che nella seconda serie si desse risalto a questo lavoro perché credo sia un lavoro degno di nota, cioè è bello anche che si metta in risalto nella serie il fatto che gli assistenti sociali a volte siano molto rigidi e non riescano a vedere le svariate sfumature che ci sono all'interno di una realtà familiare, no? E quanto sia complesso comprendere quando ritirare o meno un bambino da una famiglia, insomma, agire o meno, entrare in quel nucleo. Quindi credo che ci sia un grande margine di esplorazione per quanto riguarda il lavoro di Paola, ecco. Nella serie reciti al fianco di Francesco Arca insieme a Mario Di Leva. Volevo Sì. sapere com'era stato lavorare con un attore così giovane e se magari appunto avere a che fare con un racconto così emotivo e con un interprete così giovane ti costringe a rimettere in discussione determinate cose che magari hai acquisito nel corso degli anni. Io ho cominciato a recitare all'età di Mario, cioè il mio primo set è stato all'età di Mario. Quindi per me riavere Mario là, con la sua passione, la sua energia vitale che mi ha ricordato tanto la mia, mi ha fatto capire quanto io sia stata ferita in realtà da questo lavoro, tantissimo. Spesso da degli adulti che non ti calcolavano, spesso da delle persone del set che ti trattavano male, perché diciamolo, voglio dirlo, c'è del nonnismo all'interno del cinema, all'interno di ogni categoria del cinema. E quindi quando io ho incontrato Mario, quello che ho provato a fare è donargli tutto l'amore del mondo e provare a imparare tantissimo da lui. E Mario mi ha insegnato tantissimo, continua a farlo tuttora. È andato a Sanremo, ha sbancato perché è stato solo Mario. Io a volte non riesco ad essere solo Laura. E quindi è stato un viaggio stupendo con Mario, devo dirti, il mio viaggio è stato soprattutto con Mario. La serie è attraversata da tantissimi toni diversi, è un poliziesco, però è anche estremamente romantica, è estremamente intima. Immagino che da attrice sia stato sfidante, no? Riuscire a mettere in scena, così tante sfumature di un personaggio. Ce l'ho fatta? Secondo me sì. E che questa è la domanda. Non lo so, io ci ho messo tutto il cuore, posso dirti solo questo, ho fatto il meglio che in quel momento potevo fare. Coprotagonista assoluta della serie, secondo me, è Napoli e Monica Vullo è molto brava perché la racconta in un modo inedito, secondo me, con degli scorci che magari non vengono molto abusati dal cinema o dalla serialità. Credi che anche questo sia un punto di forza del racconto, cioè cercare di mostrare qualcosa di così conosciuto ma da una prospettiva differente? Assolutamente sì, Napoli ormai è completamente inflazionata. Monica non è di Napoli, ma riesce a vederla Napoli e riesce a vedere tante cose, Monica. Monica è una brava regista. Un altro aspetto interessante della serie è il rapporto che il tuo personaggio ha con le sue sorelle, che sono due attrici straordinarie con le quali metti in scena anche lì dei rapporti molto diversi le une con le altre. Com'è stato creare insieme appunto questo nucleo familiare all'interno di un racconto che parla di un'altra famiglia? La parte delle sorelle è stata una parte importante per me perché ha dato molta leggerezza a Paola, perché Paola è sempre molto pesante, perché sta vivendo delle cose molto pesanti in quel momento e non riesce ad essere leggera e quindi arrivano queste sorelle che in qualche modo danno
quel tono di leggerezza, come a non prenderla troppo sul serio in fondo a Paola. E credo che ci sia sempre bisogno di qualcuno che ci dica: dai, non prenderti così tanto sul serio. Spesso sono i fratelli, possono essere, no? O dei fratelli acquisiti, quindi non biologici, quindi gli amici. Devo dirti che la sintonia con loro due si è creata così. Cioè, senza troppi sforzi, ti devo dire la verità. Ok. La particolarità, anche secondo me, di questo racconto è che con Francesco mettete in scena qualcosa di molto intimo. È molto bello il racconto che viene fatto, no? E volevo sapere, io ho modo di vedere soltanto i primi due episodi. C'è qualcosa che ti ha messo in crisi? Tutto mi ha messo in crisi, tutto mi mette in crisi costantemente. Grazie mille per il tuo tempo. A te. Grazie mille, Emanuela. Grazie.